Ciao a tutti, benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video dei prodotti finiti del periodo. Sono un po', più che altro voglio toglierli di torno perché la prossima settimana andrò al sana e quindi voglio fare un po' di spazio. Come sempre giù nell'info box trovate tutti i link che vi riportano al mio blog, lì trovate le recensioni di ogni prodotto con anche inciampallini e prezzi, dove acquistarli eccetera, quindi insomma se volete un po' approfondire qualcosa trovate tutti i link. L'unico prodotto che non riguarda la cura della persona ed è questo profumatore per l'ambiente, di quello con i bastoncini, di Elan, nella profumazione Artemisia. Questo qua mi era stato omaggiato al Cosmoprof e sembra sia al Cosmoprof. Ha una buona profumazione, è dolce però allo stesso tempo anche un po', non lo so, tipo agrumata. Infatti qua c'è la vaniglia, ci sono i fiori, infatti fiorito e agrumato. È un buon mix, mi è piaciuto, è durato un sacco. Queste profumazioni qua di Elan sono super super profumatissime, si sentono in tutta la casa, anche se quello alle more, che credo non lo facciano più, era molto più persistente nell'ambiente. Un prodotto invece per quanto riguarda l'igiene dentale è questo colluttorio senza alcol menta fresca di Quando È. È anni che ce l'ho, non mi piace assolutamente perché lascia nella bocca una sensazione di tipo velluto, impasta molto la bocca, sembra quasi di mangiare i cachi o le castagne, che poi sentite la bocca che è impastata, dava quella sensazione lì, quindi mi sentivo i denti sporchissimi e non mi è piaciuto assolutamente. La profumazione, a sentirla così, è anche buona, sa di menta, ma appunto c'era questo problema. L'ho utilizzato un po', poi l'ho lasciato andare, lo utilizzavano ogni tanto i miei nonni, poi ora non ci sono più, quindi è rimasto lì, ce n'era tipo così, e l'ho utilizzato per i pediluvi. Quindi niente, lo buttavo nell'acqua e infilavo i piedi. E questa è stata la sua fine, non lo ricomprerò assolutamente. Poi, sempre per quanto riguarda i denti, questo dentifricio Aloe Gel tripla azione di Equilibra. Questo, ne ho utilizzato una quantità industriale di questo dentifricio. Mi piace molto perché è un dentifricio delicato, ha una buona profumazione e sapore, ha un buon inci, lava molto molto bene i denti, è adatto anche per il periodo, non lo so, magari se si hanno i denti o le gengive più sensibili, se si hanno dei piccoli problemi, questo è ottimo. Infatti io l'avevo comprato quando mi sono tolta il dente del giudizio e quindi avevo bisogno di un dentifricio efficace ma allo stesso tempo delicato. Altri prodotti finiti, allora, l'ultimo sapone intimo Dermomed che avevo in casa, questo qua è quello con fiordaliso, freschezza, c'è scritto, senza parabeni, costano tipo 99 centesimi, lavano bene, le profumazioni sono buone, questa è leggermente talcata, e niente, erano quelle scorte che avevo in casa dei miei nonni, l'ho utilizzato con piacere, basta, nel senso, sì, capita magari ne prendo un altro, ma anche no. Altro prodotto finito, questo gel doccia della Yves Rocher, la carambola della Malesia, è un prodotto che non fanno più, li hanno sostituiti con altre profumazioni, altri pack e credo anche altri inci. Peccato perché queste profumazioni qua mi piacevano molto di più, comunque vabbè, ormai non ci sono. Questa era una profumazione fresca, era una profumazione estiva, mi era piaciuto molto, l'avrei anche riacquistato, ma niente. Poi prodotto, altro gel doccia, questo qua dell'erbolario, bagnoschiuma Ortensia, una mini taglia, buono, una buonissima profumazione, mi è piaciuto, lava molto bene, rimane delicato sulla pelle, buono, non costano poco prodotti dell'erbolario e insomma per questo non è che io acquisti molto spesso i bagnoschiuma, anzi quasi mai. Però le mini taglie costano pochissimo, si possono, sono accessibili a chiunque, le tasche di chiunque, e sono comode anche da portare in vacanza, quindi l'ho utilizzata con molto piacere. Potrei riacquistare la mini taglia però, perché
appunto la full size costa troppo, anche se comunque sono prodotti validissimi. Passando invece al viso, ho finito questa mousse detergente di Sobio Etique. Questa qua è la mousse detergente pelle perfetta, mi è piaciuta molto, delicata sulla pelle, una profumazione anche questa delicatissima ma buona, una bella schiuma corposa, mi è durato tantissimo come tutte le mousse detergenti viso, non andava a bruciare gli occhi, non andava a seccare la pelle, non la irritava, non la tirava, lavava molto bene. E più che altro ho visto con il passare del tempo un notevole miglioramento della pelle, credo sia dovuto alla combinazione di questo prodotto e il tonico, perché ho visto da quando li utilizzo soprattutto in combo la mia pelle effettivamente è migliorata, i pori dilatati non ci sono quasi più, la grana è migliorata, la pelle è più luminosa, quindi un buonissimo prodotto, ve lo straconsiglio. Ne ho sentito parlare poco di questa mousse, invece è molto valida. Poi un prodotto che in realtà è pieno, ma ho deciso di regalarlo a una mia amica perché io non lo utilizzo, non so come utilizzarlo, non mi piace. Allora, o il prodotto non è buono, oppure io non so utilizzarlo. È di Physician Formula e questo è il siero, quello alla rosa, senza olio. Illuminante. Allora, io capisco che sia illuminante, però è questo latte che ha un effetto olografico, quindi nel senso chi è che va in giro con questi colori nel viso, comunque effetto olografico sulla pelle e rimane, cioè anche sotto al trucco e boh, non lo so, cioè per una foto su Instagram potrebbe anche andare bene, se è una foto di un certo tipo o con un certo make-up va bene, però per una cosa un trucco da tutti i giorni o anche senza trucco assolutamente no, perché avete poi la faccia olografica e non ha senso, quindi no, l'odore è molto buono di rosa, però no. Ho terminato invece questo siero di Lavera, questo mi è piaciuto molto, Hydro Effect Serum, questo è della linea Anti Pollution, mi era stato omaggiato dall'azienda o al Sana o al Cosmoprof, non ricordo, è un prodotto certificato Natru e Vegan. Mi è piaciuto, mi è durato un'eternità perché ne bastava pochissimo. L'unica cosa che non mi piace moltissimo è la profumazione, perché ha la classica profumazione dei prodotti tedeschi che io non sopporto. Uguale ai prodotti Benecos, ai prodotti al verde, hanno tutte queste profumazioni un po' agrumate che io non sopporto. Comunque un buon siero, non andava a ungere, a appiccicare la pelle, non andava ad appesantire, si asciugava in fretta, ottima da sola in estate, ottima sotto il trucco, mi è piaciuto, un buonissimo prodotto e ve lo consiglio, tra l'altro credo che il prezzo sia molto accessibile. Poi ho terminato questo lip balm Crazy Rumors Bubblegum, la profumazione. Allora, io ho un problema con questi burro cacao, nel senso che come prodotto sono ottimi, nel senso idratano bene le labbra, lo stick non si squaglia con il caldo estivo, non se ne vanno in giro per il mento, intorno alla bocca se viene applicato di notte, quindi come prodotto in sé è buono. Io ho un problema con le profumazioni, intanto perché la profumazione barra sapore non è, secondo me non è mai uguale a quello che c'è scritto. Io ho provato questo, ho provato quello all'ibisco, ho provato quella alla cola, ho provato quella alla moca, non ce n'è mai stato uno che abbia avuto la profumazione scritta qui, cioè sono sempre state profumazioni a caso. E inoltre hanno un sapore dolcissimo, quindi se io applico il burro cacao e magari mentre parlo mi lecco le labbra oppure mangio qualcosa, si sente questo saporaccio molto forte, dolcissimo, quindi se mangiate una cosa salata con questo potete anche morire dallo schifo. Io questa cosa qui mi fa pesare l'applicazione del prodotto. Questo qua bubblegum non sa di bubblegum, è una cosa dolcissima che non riesco a identificare, e anche questo profumo dolcissimo, quindi proverò quello neutro perché come prodotto è buono, ma io ho dei problemi con le profumazioni, che sarà un problema mio, però ho questo problema.
Poi ho terminato perché ce n'è veramente pochissima e con questa matita così corta non riesco ad applicarla. La pastello labbra di neve teatro, mi è piaciuto molto il colore, di questo ve ne ho parlato nel progetto smaltimento make up che vi lascio linkato tra le schede. Ottimi prodotti queste pastello labbra di neve, adesso hanno il pack un po' diverso, però il prodotto è sempre uguale, il colore è molto bello, lo utilizzo proprio come rossetto, tengono tutto il tempo, non seccano le labbra, buonissimi, mi piacciono molto. Ultimo prodotto, meno interessante, ho terminato questi dischetti di cotone orlati, che hanno il doppio lato, da un lato liscio e dall'altro invece hanno la trama, di Soffidea. Buoni, mi piacciono, non si sono sfaldati. Io i cotoni, questi qui dischetti di cotone, compro quelli in offerta e non ho molte, molte pretese. L'importante è che non si sfaldino, e questi non si sfaldano, quindi promossi. Bene, questi erano i miei prodotti finiti. Fatemi sapere che cosa avete finito voi. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, mettete un like o lasciate un commento. In questo modo aiutate il mio canale a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!